Per il servizio ferroviario regionale potrebbe essere una rivoluzione. La Regione Toscana ha deciso di non rinnovare automaticamente il contratto di servizio che la lega da decenni al gruppo Ferrovie per garantire il trasporto pubblico locale su ferro. I treni regionali, insomma, quelli frequentati da circa 80.000 pendolari al giorno per un costo annuale di 250 milioni di euro. Questo significa che andremo ad effettuare una gara, nel corso del 2014 la prepareremo e quindi vinca il migliore. Al Governo nazionale chiediamo ovviamente di metterci in condizioni di poter effettuare davvero una gara competitiva e partecipata. Ma perché questo avvenga ci sarebbe la necessità anche che il Governo e il Parlamento facessero una legge o comunque un provvedimento per obbligare l'attuale gestore del servizio a mettere a disposizione di chi vincesse la gara sia il materiale rotabile, quindi i treni, sia le officine e i depositi. Questioni non da poco ovviamente, ma che la Regione intende portare avanti. Ma una scelta importante per il futuro della Regione e anche il convincimento che una bella gara che supera la situazione di monopolio con un nuovo contratto possa servire a rendere il servizio regionale su ferro un servizio migliore, più efficiente, più accogliente rispetto ai tanti pendolari della Toscana. Quindi abbiamo iniziato una battaglia su questi temi e la stiamo portando avanti.